Buonasera da Gabelletta Terni, sono con il presidente della Federcaccia Terni, Giulio Piccioni, per una iniziativa che è all'anno 1, siamo all'evento iniziale e per la quale si stanno dando molto da fare Giulio con i suoi giovani collaboratori, perché poi parleremo anche dei giovani cacciatori e federcacciatori in questo particolare. Allora, l'iniziativa è Sapori e Saperi della Caccia. Allora Giulio, generalmente le iniziative legate al mondo della caccia sono e la sagra del cacciatore e il festival della caccia, perché Sapori e Saperi? Allora, intanto grazie di questa attenzione su questa iniziativa. Sapori e Saperi, allora intanto i sapori sono i sapori della caccia, ma anche come risultato del prelievo, valorizzazione del carniere sotto questo aspetto qui, e anche le emozioni. I saperi sono tutte le cose che spesso siamo convinti di conoscere, non basta mai, e vorremmo anche e dovremmo anche trasmettere alle nuove generazioni, comunque a chi non ha fortuna nostra di frequentare ambienti, montagne, boschi, valli e praterie. Ecco, io credo che noi possiamo portare, diciamo, alla civiltà, se vogliamo dire cittadina, questo messaggio di sapori e saperi, altrimenti si vanno perdendo. E questo l'abbiamo fatto con un percorso che è iniziato a febbraio, con una serie anche di iniziative che non sono state di caccia, sono state di attitudini di caccia, cioè il tiro a bersaglio, il tiro a volo sui colichidi di tiro, e le prove attitudinali con un Sant'Uberto e delle prove di caccia pratica con dei memorial che ricordano magari una più importante, il memorial Goriano Francesconi, passato presidente, sì, ed altri. Allora, io ho assistito da pochi minuti ad uno degli elementi fondamentali di questa iniziativa, che non è solo mangiare, poi ci sarà il mangiare ovviamente legato ai sapori, cioè la questione dei saperi. Allora, ho assistito ad una interessante divulgazione, se non ricordo male, del gruppo micologico Ternano, dove si è parlato di funghi e poi si parlerà di turdidi, poi si parlerà di altre cose, di erbe selvatiche. Quindi al di là di tutto, al di là degli argomenti che hai scelto, comunque c'è proprio il discorso dell'informare e il sapere anche con esperti. È vero. Allora, noi intanto abbiamo pensato per portare agli altri queste nostre occasioni del sapere, perché comunque l'incontro con un'erba che facciamo durante le nostre escursioni o passeggiate non a tutti può essere noto che è un'erba commestibile. Allora abbiamo chiamato un esperto, ieri sera è stata la prima serata, con le erbe selvatiche in cucina, quindi lui ha illustrato quali sono le principali erbe che possono essere utilizzate in cucina, naturalmente non parlando di insalate, che quelle le conosciamo tutti, no? Ma le erbe proprio selvatiche. E la sera in cucina gli ospiti hanno trovato proprio un piatto cucinato con le erbe, così come stasera troveranno un piatto cucinato con i funghi. La serata finale di domani sarà una serata dedicata a 360 gradi alla valorizzazione delle carni da selvaggina, e quindi per eccellenza la lepre e gli ungulati, ma domani sera sarà la serata della lepre. E il nostro, come dire, non è parlare di connubio, mi pare un po' spinto, ma la collaborazione e l'attenzione che abbiamo ricevuto dall'Istituto Alberghiero, con dei ragazzi che si sono messi al fianco dei nostri volontari a cucinare e a preparare un filoncino, diciamo, di menù, uno schema di menù proprio di cacciagione, questo ci ha inorgoglito veramente, e hanno preparato delle cose straordinarie. Beh, queste penso che siano tra l'altro le cose che veramente avvicinano le persone che non hanno nessuna preclusione contro la caccia, ma che comunque non sono cacciatori per passione, al mondo della caccia, perché poi la fruizione a buon livello delle carni è fondamentale. In effetti è così, noi miriamo a questo, miriamo a far conoscere queste bontà e anche queste qualitativamente di un valore nutritivo superiore a quello che qualche volta si trova nel supermercato e che provengono da allevamenti dove oggettivamente, no, qualche volta c'è un livello anche di qualità che sicuramente non è pari a quello che troviamo negli animali allevati, che vivono allo stato selvatico. Questo è.
Un'ultima domanda è relativa alla comunicazione. Allora, qui adesso sono tutti spariti perché stiamo per avvicinarci alla cena, quindi sono andati ai loro servizi, ma ho parlato dei tuoi ragazzi. Allora, i tuoi ragazzi, e tu ne vai orgoglioso, hai messo assieme un gruppo di ragazzi veramente più o meno giovani, perché tu però li chiami tutti i ragazzi, giustamente. È molto fattivo, che si dà un sacco da fare, e secondo il tuo pensare gli mancava lo strumento per comunicare. Intanto diamo il nome allo strumento, perché è stato fatto un sito internet recentemente che si chiama www.federcacciagiovaniterni.it, nel quale io già ho visto che loro pubblicano tutta una serie di cose, di iniziative, eccetera. E a me pare un gruppo molto coeso, e che questo bel sito avrà decisamente un buon futuro. Ma guarda, noi nell'ultimo rinnovo del gruppo dirigente, rispetto al quale mi vado a ringraziare tutti quanti i dirigenti che hanno condiviso questa necessità di ringiovanire il gruppo dirigente, perché comunque ringiovanendo il gruppo dirigente si trova stimolo anche in nuovi giovani e quindi nei cacciatori giovani di avvicinarsi a Federcaccia. Questo è lo schema, e quello di della comunicazione, mi sono reso conto che lì mi si hanno appiccicato uno schema, uno striscione che era un po' vecchio, che parlare di comunicazione mediatica mi pare è spinto. Eravamo, siamo, saremo. Ma da quello lì, proprio da lì ho sentito l'esigenza che i giovani avevano necessità di comunicare qualche cosa che stava tra i puntini. È stata la prima cosa che uno dei tuoi collaboratori mi ha fatto notare: ti piace lo striscione, il motto? Effettivamente è estremamente interessante. Allora, ricordiamo www.giovanifedercacciaterni.it, lì troverete tante iniziative, perché questa è una delle tante. Adesso, come dicevo, mi sono scappati, ma mi stavano accennando tutta una serie di iniziative fatte per i ragazzini, probabilmente con gli scout, per la scuola. Ce ne parli brevemente? Ma guarda, noi da anni che portiamo avanti un progettino per la scuola. Ora con questa iniziativa sicuramente riusciamo a dargli una fruibilità che sicuramente è molto più veloce, molto più spigliata, molto più comunicativa di sicuro, perché prima andavamo nelle scuole e dopo che eravamo andati via era finito tutto. Oggi invece loro arrivano nelle scuole e appena i ragazzi arrivano a casa vanno sul sito a vedere se effettivamente che cosa trovano di interessante, e questo sicuramente è il trade union che stimola, diciamo, no? Certo. Una cosa. Questo è veramente eccezionale, perché da una parte è un bel impegno, ma da quell'altra ci ringiovanisce anche a noi, questo è, e quindi Federcaccia deve rimanere giovane, non deve invecchiare Federcaccia. Che poi a caccia noi abbiamo questa passione, a caccia ci andiamo 5 mesi. Per il resto è anche bello raccontare e far vivere agli altri le emozioni che noi riusciamo a vivere, ma in tutti i livelli non è necessario che dobbiamo il fucile in mano, a conoscere gli animali, a conoscere le abitudini, e chi meglio di noi, di voi in particolare, un po' più esperti di me in materia, può farlo. Questa iniziativa, così tanto per concludere, ha sorpreso tutti. E ha sorpreso anche, dico, i cacciatori, che non sono arrivati in massa a questa cosa, perché proprio non si è parlato di caccia cacciata o dei problemi della caccia di oggi. Vorremmo che questi fossero affrontati in un altro momento, in un altro sedi. Qui vogliamo che questo nostro essere sia socializzato insieme, in mezzo alla gente che vive in città, che va al supermercato, che comunque la caccia non la conosce, perché la caccia per loro è distante, è un sacrificio, diciamo pure anche una cosa da pazzi, ma noi siamo, come si dice, non orgogliosi di essere pazzi, ma sicuramente siamo convinti che siamo delle persone normali, che hanno questa passione di vivere. Qualche volta devo dire, quando i nostri soci, io ricordo ai nostri soci che raccomando sempre di essere rispettosi delle regole, non lo fanno, me ne dispiace, perché noi siamo accettati anche quando rispettiamo meglio le regole. Guarda, io sono completamente d'accordo, perché ormai conosci il mio modo di pensare. Vorrei concludere solamente con una affermazione gioiosa: un grosso evviva ai sapori e ai saperi della caccia, che sono i nostri. Grazie, grazie. Veramente. Grazie Giulio.
Ecco, quello che avete visto è per il falco né più né meno un'azione di caccia banale che lui giornalmente dovrebbe svolgere in natura per poter sopravvivere, per potersi procurare il suo approvvigionamento giornaliero. Come vedete il falco è molto accaldato e stanco perché il poco vento che c'è non lo favorisce molto nel volo e lui era molto deciso ad attaccare il logoro, tanto che alla fine me l'ha quasi rubato di mano, come avete visto, con una velocità impressionante, anche se limitata al fatto che per lui questo era una simulazione. Eccolo! Ma lui va quasi sulle nuvole! Siamo sempre a Sapori e Saperi, ci siamo spostati a parlare di micologia, quindi di funghi, quindi con un interlocutore che ha una profonda conoscenza della materia, siamo con Giorgio Materozzi del gruppo micologico Ternano. Innanzitutto, qual è l'attività del gruppo? Okay, il gruppo micologico, un po' tutte le associazioni micologiche in Italia, che sono tantissime, fanno attività didattica, fanno attività formativa, attività di educazione sanitaria in maniera molto spicciola, perché cercano di portare a conoscenza alle persone attraverso corsi, incontri micologici come abbiamo fatto questa sera, corsi di base, con le mostre. Noi facciamo tutti gli anni 5 o 6 mostre in giro per l'Umbria e non solo nell'Umbria, anche nel Lazio. Di far conoscere, non tanto di allargare le conoscenze dei funghi, si fa anche questo, ma di mettere le persone davanti al fatto che anche raccogliendo solo i funghi che uno conosce c'è sempre la possibilità di imbattersi in qualche cosa di simile che commestibile non è. E allora è questa la cosa principale che cerchiamo di fare, oltre a quella di far conoscere le leggi, non la legge, ho detto le leggi non a caso perché purtroppo ogni regione, se va bene, perché in qualche caso sono anche i comuni e le province, hanno la propria legge. E intorno a noi ci sono 5 regioni con 5 leggi diverse, perciò siccome ci muoviamo oggi, andiamo a funghi un po' da tutte le parti, un po' come la caccia, bisogna sapere quello che succede e come ci spostiamo da casa. Cioè è proprio un lavoro di formazione e di informazione micologica. Quindi rapporti continuativi con gli organismi scientifici? Sì, beh, noi abbiamo non solo il nostro, noi abbiamo come struttura proprio un comitato scientifico del nostro gruppo micologico dove fanno parte una decina di persone, dei quali 5 sono micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, ma collaboriamo con la scuola di micologia di Perugia che forma i micologi che vogliono diventare, accedere al registro nazionale, e poi tutti i mesi ci vediamo in una struttura regionale che è l'AMI Umbria, associazione il raggruppamento delle associazioni micologiche umbre, che ha un comitato scientifico regionale, siamo una quarantina di persone, quasi tutti micologi, che ci vediamo una volta al mese per discutere di cose strane che abbiamo trovato, di ritrovamenti particolari e di cose che sono successe. Quindi praticamente è una ricerca continua? Sì, no, è un lavoro di ricerca a livello diciamo di piacere. Nessuno di noi, salvo qualcuno che è micologo delle ASL e fa il controllo dei funghi alle ASL, ha altri incarichi, lo fa per piacere.
Allora, io prima, alla sua relazione, in quel momento stava parlando lei, poi ha parlato il suo collega, ho visto una statistica dove presentavate le tossicità, cioè i riscontri statistici di intossicamenti con tutta una serie di funghi. E poi guardavo la platea e mi viene da chiedere quant'è il livello di conoscenza medio, perché probabilmente io vedevo un sacco di persone che strabuzzavo gli occhi e quindi mi chiedo, siccome poi parliamo di cose tossiche, qual è il livello di conoscenza medio? Oggi sta migliorando molto, proprio in virtù del lavoro che fanno le associazioni micologiche, le ASL in particolare anche, che con tutti i loro ispettori micologi che controllano i funghi danno anche loro educazione alla gente. Oggi sta migliorando mano a mano molto, tant'è vero che i casi di intossicazione piano piano stanno diminuendo, i casi mortali sono diminuiti, questo probabilmente anche un po' in virtù del fatto che i centri antiveleni sono riusciti a mettere mano anche nei pronti soccorsi dove non ci sono i centri antiveleni e per ormai con il computer si riesce a trasmettere immediatamente. Ci sono dei protocolli anche da Manita Falloide, oggi si muore più difficilmente, mentre una volta si moriva se si era capitati disgraziatamente a mangiare uno di quei funghi, oggi si è riconosciuto che uno ha mangiato quei funghi abbastanza presto, si riesce in qualche modo a non morire, insomma, per capirci. Certo. Cioè, oggi l'educazione sta aumentando, però c'è molta faciloneria. Noi quando facciamo i corsi di base non facciamo i corsi in maniera tale, infatti ci rimproverano tra virgolette alla fine. Cioè, ma tu dici non ci hai insegnato a riconoscere altri funghi da mangiare, perché loro partono e vengono con quell'obiettivo. Cioè, tu ci hai messo paura anche sui funghi, tu ci hai messo paura anche su quello che noi conoscevamo, perché ci hai messo il dubbio che raccogliendo quello che noi su quale siamo sicuri potremmo anche raccogliere qualcosa che ci potrebbe far male. E dico esatto, è quello è l'obiettivo che noi perseguiamo, cercare di far capire alla gente che ci si può sbagliare e che quindi bisogna stare attenti. Siccome in Umbria è facilissimo poter far controllare i funghi a qualcuno abilitato a farlo, se non avete certezza andateci e non correte nessun rischio. Senta, ha parlato di corsi e chiudiamo con questa domanda perché le volevo dare l'occasione di pubblicizzare il prossimo. Dunque il prossimo probabilmente sarà proprio un corso fatto con la Federcaccia di Terni. Io ne ho fatto uno che è finito i primi di maggio con la Federcaccia di Rieti. Mi hanno cercato e abbiamo fatto un corso su. Adesso stiamo cercando di farlo con la Federcaccia di Terni. Sarà a settembre, sarà un corso di 9 serate, 18 ore, cioè non sono poche. Un corso fatto secondo le normative che prevedono le leggi regionali del Lazio e delle Marche, che sono le regioni qui intorno a noi, che per autorizzare ad andare a funghi vogliono un attestato di partecipazione ad un corso come quello che faremo a settembre. Saranno 9 serate da 2 ore ciascuna, dove si farà un corso abbastanza completo. Si dovrebbe fare nella sede della Federcaccia, dipende dalle persone che si iscriveranno. Si farà se ci saranno almeno una trentina di persone, ma non credo che ci siano dubbi su questo, perché quando facciamo un corso le 50 persone si raggiungono quasi sempre, basta pubblicizzarlo un pochino, insomma. Allora, per chiudere, tanto ringraziamo il signor Giorgio per la sua disponibilità, i funghi meritano il sapere, quindi il corso più possibile perché è poi veramente piacevole. Grazie signor Giorgio. Grazie.